Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi del nervo vago e di come stimolarlo. Innanzitutto vediamo un attimo che cos'è il nervo vago. Il nervo vago è il nervo più lungo del nostro corpo. Attraversa sostanzialmente tutto il nostro corpo ed è la cosiddetta, possiamo definirla, autostrada che collega il corpo al cervello. Ha un ruolo cruciale per quanto concerne il nostro sistema parasimpatico, il nostro sistema nervoso parasimpatico, e perché di fatto controlla aspetti molto importanti e vitali, come il battito cardiaco, il nostro tratto digestivo, il tratto intestinale, la nostra abilità di deglutire, le funzioni polmonari e quant'altro. Ma soprattutto il nervo vago ha un ruolo cruciale per quanto ci concerne perché influisce su quello che è il nostro comportamento in risposta allo stress. Il nervo vago infatti è strettamente collegato a quella che è la risposta alla sopravvivenza, all'istinto di sopravvivenza. Quindi a quelle che definiamo di fronte ad un pericolo reale o percepito essere le risposte, le nostre risposte come fight, flight or freeze, le tre opzioni, diciamo, le tre modalità in cui ci poniamo di fronte a un pericolo reale o percepito. Pertanto, essendo il suo ruolo cruciale in risposta allo stress, possiamo influenzare la nostra capacità di gestire lo stress andando a stimolare il nervo vago. Vedremo che ci sono dei modi molto semplici, ma molto efficaci per stimolarlo, che chiaramente ci mettono nella condizione, partendo dal corpo per arrivare alla mente, di superare lo stress, di raggiungere uno stato di calma e di equilibrio. Vi farò ora vedere alcuni di questi esercizi. E sostanzialmente vi farò vedere come siano semplici da praticare. Vediamo quindi il primo esercizio. A tra poco.